Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto e probabilmente ultimo episodio di Pokémon Spinel. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo salvato Scraggy da quell'uomo con la maglietta nera, insomma, lo sappiamo, la zucca pelata in sostanza. E poi abbiamo affrontato Nicholas sotto, diciamo, la supervisione di Ray, che è il capo palestra di Teo City, e che oggi andremo ad affrontare. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere la serie, ma direi di non perderci in ulteriori indugi e di entrare finalmente in palestra per vedere che cosa ci serverà il futuro. Ok, wow, è molto, molto, molto scialla come palestra, non aspettavo più un casino. Ok, quello è un nuotatore bellissimo, quindi affrontami, uomo. Ah, proprio così. Proprio così, dal nulla, non mi dice nulla, lui mi sfida. Ok, swimmer salvo, cioè comunque nell'acqua salata, no? Cioè sal, se fosse stato tipo nell'acqua dolce sarebbe stato dolce, non sal. Quindi, cioè, capito, no? Ammazziamo Carvagna, ti prego, grazie. Raga, questa lo so, fa male. Lo so, mi dispiace di avervi fatto soffrire così tanto. Olè, perfetto. Livello 17 per Tylo. Cerchiamo di rimuovere questa roba inguardabile. Ok, double team. Ma sì, raga, tanto vale. E che, quali sono le mie altre mosse, però? Leverei. Madonna, sono diventato cinese. Ciao, un saluto a tutti i cinesi a casa. Ok, perfetto. Poliwag, attenzione, in ritorno. John Frog. Rimembranze di Pokémon Inheritance. Passerà contro John Frog. Anche se qua Tylov è maschio, ma sti cazzi. Il ritorno della più grande battaglia. Raga, John Frog è stato ownato, minchia. Non si è più rialzato. Perfetto. Creepy ha battuto lo Swimmer Sal, che purtroppo, diciamo, è un po' insipido in questo momento. Sono in vena, ok? E non in arteria. Salli, attenzione, incredibile. Raga, però, cioè, capite che me le mettono lì così le battute. Io non posso non farle, porca troia. Tylov, vai, è il tuo momento. Wing attack. Raga, scusatemi, però capite anche voi che in certe situazioni, cioè, veramente. Allora, olè, perfetto. Meryl Defense Rose. Sì, ma adesso muore, tipo. Oh, non sapevo che Ryze si coniugasse con Rose. Però, vabbè, sti cazzi. Allora, vediamo di provare a fare... Beh, tanto con Wing Attack dovrebbe morire. Tra l'altro non so se Tylo si evolve al 18 o al 20. Non ricordo sinceramente. Se si evolve al 18 si evolve praticamente adesso. Dopo aver battuto questo bellissimo Slowpoke. Se si evolve al 20, raga, non si evolverà mai in questa serie. Perché sì. Wing Attack su questo Slowpoke stiamo registrando. Sì, perfetto. Siamo pure a 3 minuti quasi. Confusion, aia. Oddio, è già psico. Sapete che non lo so, perché se è già psico è stab, è un problema. Slowpoke, Water Gun, mi sa che mi ha ammazzato. No, ok, reggo. Vediamo se lo butto giù. Se lo butto giù, rido. Ok, ok, raga, madonna, Tylov, la sua potenza. Ha ammazzato due allenatori praticamente da solo. Olè, perfetto, livello 18, vediamo se ci evolviamo. Dai, ti prego, minchia, se ti evolvi siamo avanti. Lag. Dio! Ok. Ah, tra l'altro ragazzi, date il benvenuto a Randall. Non ve l'ho detto, Randall è in squadra. Mettiamolo anche davanti, raga. Facciamogli fare due battaglie così senza motivo. No, più che altro il motivo c'è che non abbiamo Pokémon super efficaci contro il capo palestra. Quindi un modo per batterlo dobbiamo trovarlo. Perché queste ombre arcane? Allora... Ok, raga, centrare i ponti è difficile. Centrare i ponti è difficile. Questo qua sono curioso di vedere come si chiama io a sto punto. Saul. Ho come l'impressione che lo stiano facendo apposta in questo minchia l'uomo, mo non lo buttoci più. Dicevo, ho come l'impressione che lo stiano facendo effettivamente apposta. Sally, Saul. Provo un charge beam, raga, proprio senza un motivo apparente. Non so quanto potrei fargli, sinceramente non mi ricordo le statistiche di sto coso. Tra l'altro, animazione della Madonna, oserei dire. It's super effective. Ok, col prossimo raggio in teoria dovrei buttarlo giù. In teoria, poi raga, si sa che il mondo Pokémon è fatto di cose bruttissime. Vai giù, ti prego. Ok, perfetto, l'animazione che sembra tipo più un falcecannone che un raggio scosso. Però raga, no, veramente, l'animazione è figa. Vai giù, olè, perfetto. Randall, vediamo se riusciamo quasi a salire addirittura di...
di un livello almeno, perché in teoria l'uomo mola dovrebbe dare un botto di esperienza. Porca puttana. Ok, perfetto, non sono salito neanche di un livello, però era comunque tanta esperienza, concedetemelo. Ok, Timpo, se non sbaglio è già di tipo terra, nel caso io non rischio e mando Synchro, non so ancora come si pronuncia, raga, dettagli. Vai così, Swimmer Saul manda Timpo, livello 14, tanto io ho Quick Attack, quindi in teoria male dovrei fartelo. Sono pure evoluto, quindi ole babbo, urcu giù da Bubble Beam. Dovrei impararlo anch'io col mio sincro. Allora, no, la velocità, vero? Chissà perché me l'aspettavo. Tra l'altro non ho mai capito il concetto per il quale delle bolle dovrebbero diminuire la velocità. Cioè, boh, però va bene così. Che poi io ho Quick Attack, raga, quindi sti gran cazzi. Cioè, può anche farmi, può anche mettermi le catene ai piedi, tanto io attacco per primo comunque. Ole, a meno che... Round. Che cazzo di mossa è questa? Che minchia di mossa è Round? E poi era un raggio, ma... Boh, vabbè, raga, via, via. Controllerò poi fuori parte che mossa è, per ora, dettagli. Basta, quanti cazzo di Pokémon hai, Saul? Madonna, sei una miniera di Pokémon. Vengo lì col piccone e mi faccio il team. Vai, Randall, è il tuo momento. Proviamo a fare un Charge Beam. Sì, su Shellder forse ha senso. In teoria dovrebbe avere più difesa fisica che speciale, se non ricordo male. Cioè, almeno se il ragionamento è come quello di Cloyster, dovrebbe funzionare così. Adesso cheat, fu così che gli tolsi un PS. Il cazzo, l'ho shottato malissimo. Ok, aumentiamo l'attacco speciale, non che ci serva molto in questo momento. Vediamo se riesco a salire, no, ma in teoria no, vedendo l'esperienza che ho preso prima. Sconfitto Saul, 3 down, 1 to go. Perfetto, non so cosa voglia dire, cioè nel senso, penso sia tipo un modo di dire 3 down, 1 to go dovrebbe voler dire, cioè 3 giù, uno per andare, letteralmente. Però penso sia un modo di dire che non cosa... Susan, attenzione, uno... Raga, è la serie dei ritorni. Free Wi-Fi, eccolo qua, perfetto. Tra l'altro ho notato che Free Wi-Fi è pure finita su altri canali, tipo come cheat, però... Giusto. Potrei anche svegliarmi ogni tanto, ragazzi. E voi fatemelo sapere se mi vedete un po' morto. Chiamate qualcuno per il recupero dalle droghe, vi prego. Tra l'altro, Slam... Mi sa che me l'ho messo nel culo. Quasi. Oddio, con Water Pulse secondo me potrei buttarlo giù adesso che c'ho aiuto acqua. Sincro, signori miei. La potenza di quest'uomo. Tra l'altro con Randall non riusciamo a salire di un livello che sia uno. Comunque lo vedete in sidebar. A meno che io non mi sia dimenticato qualcosa. Ma in teoria dovrei... Right, ok, finalmente, ok, perfetto, la palestra era molto difficile, dovevo affrontare tutti. Perfetto, allora, curiamoci sincro, le pozioni normali ce le abbiamo. Hai usato l'ultima super pozione, grazie per avermelo ricordato, figliolo. Possiamo affrontare finalmente il capo palestra, quindi direi di andare molto, molto, molto velocemente. Sono le 33, io devo uscire tra mezz'ora, che cosa bella. Ma tipo, come lo affronto, scusate, cioè, tipo, salendo di qua, come si fa ad affrontarlo, cioè, nel senso, come... Raga, come faccio? Oddio, che devo tipo saltare? Cosa devo fare? Aspettate, fatemi parlare con... Hey there, champ in the making, this is Ray James, trains water type Pokémon which are weak to grass and electric type Pokémon. Ho capito come figa si sfida sto coso. Come faccio, raga? Devo nuotare? Come funziona sta palestra? Scusatemi, eh. Cioè, nel senso, devo... Oh! Ma va... Sì, sì! Va bene così. Affrontiamolo. Cioè, io penso di aver visto tutto nella vita. Creepy, quando ti ho visto, quando ti ho incontrato per la prima volta, sapevo che eri terribilmente forte. Ho testato la tua forza contro Nicola sul percorso 13. E in quel momento sono diventato del sud. In quel momento i miei sospetti sono stati provati correttamente. Ora che sei nella mia palestra, non vedo l'ora di metterti sotto la prova di una grandissima battaglia. Ok, raga, traduzione barcollante, ma... Ok, perfetto, è il pigliamosche dell'acqua quest'uomo. No, dicevo, la mia traduzione, raga, è molto vacillante, faccio veloce perché devo intrattenere. Sono un intrattenitore su YouTube, non sono un traduttore. Tu spiegami perché hai un Relicant. Cioè, tra tutti i Pokémon di tipo acqua, ce l'hanno tanti Pokémon belli. Tu Relicant sei andato a prendere. Meriti solo l'agonia. Rock True, minchia, Rock True fa male. Aspettate, dovrebbe essere solo Sassata. Cioè, solo, minchia, mi ha aperto il culo.
Ok, raggio scossa, vediamo se riesco a buttarlo giù, ma dubito fortemente, in fin dei conti è un relicant. Per l'appunto, perfetto, come perdere una battaglia, tutorial molto easy. Allora, magari fallisce. Pazienza, potrebbe essere la mia salvezza. Potrebbe essere la mia salvezza, perlomeno contro relicant. Poi magari dopo c'è Gesù Cristo in carne e ossa e non vinco, però... Ok, bustami, ok. Ok, allora, se raggio scossa non fallisce, ce l'ho fatta. Fu così che fallì. Ok, preso. Relicant è andato giù, raga. Questo è un ottimo fattore positivo. Siamo a 10 minuti. Dai che ce la si fa. Su, Randall sconfigge Relicant. Perfetto, il nostro mitico Tinamo. Quanta esperienza mi hai dato, scusa? Porca puttana. Ok, sto per mandare Clauncher. Allora, io conto di essere più veloce di questo Pokémon al 21. Del quale non sarò mai più veloce. Per l'appunto. Mi stai davvero affrontando con un Pokémon al 21? Porca troia! Cioè, vedete raga, questi livelli qua sono altissimi. Cioè, dove avrei potuto fisicamente allenarmi di più per battere sto coso? Cioè, per raggiungere il livello di sto coso. Poi magari adesso lo batto perché con Water Pulse in teoria sono già un Pokémon evoluto. Quindi volendo potrei anche farcela. Tra l'altro, sì, questo Pokémon... Sì, ok, ci siamo. Mi stavo confondendo, pensavo che non fosse... Cioè, non sapevo se fosse di sesta o di settima. Cioè, nel senso... È fondamentale confonderlo. È fondamentale che tu venga confuso. Oh, porca puttana! Quanto mi ha tolto? Mi ha aperto il culo a sangue, che è? Ho Water Pulse, in teoria dovrei quasi già avere il nostro aiuto bellissimo lì. Vine Grip? Che cazzo è Vine Grip? No! Che cazzo ma fa? Ma che cazzo fa? E vabbè! E la madonna. E poi che altro, scusatemi. Dio mio, allora Tile, ma tanto non lo batto. Che cazzo di che problemi mi faccio che non lo apro neanche per sbaglio. Water Pass mi shotta il cane. Mi shotta il cane. Viva Bidun. Vai, combatti per la gloria di Sparta. Dio buono, ok, perfetto. Dopo questa battaglia farò un piccolo taglio, ma allenerò leggermente i Pokémon e proviamo a ribatterlo. Ok, grazie. Creepy Lost Against Gym Leader Ray. Che bella l'esistenza. Grazie, perfetto. Tra l'altro devo pure stoppare che devo uscire. Quindi questo video voi non lo saprete. Non lo sapreste se io non ve lo dicessi, ma proseguirà in due giorni. Cosa? Per quale stracazzo di motivo mi hai dato una pepita? Raga, questo gioco qua penso sia ai confini della malattia. Comunque ragazzi, stoppo, mi allenerò e domani, quindi per voi tra 3 secondi, proseguiamo. Ok ragazzi, rieccoci qua, bentornati, cioè bentornati un cazzo, sono passati 2 secondi, però per me sono passati praticamente 2 giorni. Sono le 22:22 di sera. Proviamo a riaffrontare questo capo palestra. Raga, non devo urlare perché è notte. E quindi Ray, vedi di non farmi sclerare troppo. Vedete lì dietro Frogadier che inizierà la battaglia. Ma ragazzi, vi volevo far sapere che ho anche evoluto Tylov, che è diventato un bellissimo Swellov. E poi abbiamo, se non sbaglio, Swellov, scusatemi, al 22, Randall al 18 e Synchro al livello 19. Vediamo se ce la facciamo. In teoria sì, in pratica, raga, si sa che io sono solito per pigliarlo in culo in queste situazioni. Ma comunque, raddrizziamo il microfono che sto facendo tutto veloce, che sapete che devo preparare i video. Ok, Relicant, perfetto, Relicant. E poi c'aveva quel tumore di cui non ricordo neanche il nome. Vai Synchro, al tuo momento. Rendimi fiero di averti scelto come starter. Water Pulse. Ok, non era esattamente quello che intendevo con rendimi fiero, ma va bene lo stesso. E mo che cazzo faccio? Allora, oddio, volendo potrei... Facciamo un Water Pulse, raga. E poi proviamo a switchare su Bidun, a meno che io non faccia crit. No, switchiamo su Bidun subito. Sì, i livelli erano giusti, ragazzi, perfetto. Oddio, che infarto. Mi sono cagato in mano. Ok, perfetto. Bidun si becca la pazienza in testa, che veramente finisce calamozzato e mi finisce. Ok, perfetto. È morto male. Ok, ora se io batto Synchro e se io batto Relicant con Synchro, poi ho Randall e Swellov da utilizzare contro Crabrawler. Non mi ricordo neanche se è lui. No, Crabrawler penso che sia di settima. Clawitzer, insomma, non si sa neanche come si pronuncia. Vabbè, dettagli. Livello
Livello 20, la Madonna. Smokescreen, beh, no, direi di no per il momento, via. Ok, per il momento un cavolo, che tanto questo qua sarà tipo, se non l'ultimo episodio, Clouncher. Ok, non mi ricordavo il tuo nome, figliolo, da quanto mi fai cagare. Allora, io mi auguro che non cominci a swipparmi con Sword Dance, perché sarebbe una cosa veramente compromettente. Ecco, io devo. Quando parlo, voi dovete tirarmi in testa una lattina. Perché non devo dire certe cose. Used proprio, raga, da alberghiero. Un saluto a tutti gli amici dell'alberghiero. Ovviamente, raga, si scherza. Voglio bene anche a voi, non è un problema. Fermo restando che non so in quanti mi seguono dall'alberghiero. Però, raga, con tanto love, vai in grip. Mi sta aprendo il culo. Ok, Water Pulse, se lo butto giù, rido. Oddio, sì! Codo! Magari ti colpisci da solo! Sì, buttati giù! Buttati giù! Buttati giù! Buttati giù! Buttati giù! Buttati giù! Non devo urlare! Non devo urlare! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ok! Perfetto! Abbiamo sconfitto il gym leader Ray e l'abbiamo sconfitto con un solo Pokémon. Cioè, gli altri per cosa li ho allenati, raga? Spiegatemi! Avevo ragione dopo tutto, congratulazioni. Mua, grazie, bellissimo. 2100 poche dollari. Io ho comprato pure le pozioni, ma lasciamo perdere. Wow, sei forte qua tanto quanto pensassi. No, you are as strong as I thought you were going to be. Cioè, eri così forte come mi aspettavo. Ora prendi questo come simbolo della tua vittoria in questo paese. Tra l'altro, ragazzi, vorrei farvi notare una cosa, no? Sapete che sto prendendo le cure per l'acne. Ora stanno facendo il giro, tipo, qua sta migliorando, è tutto rossore. Sono spuntati tutti qua. Tutti! Dal primo all'ultimo! Avete presente i ratti? I ratti, le formiche, quando gli lanci il pane, uguale! I pesci nel lago! Figa! Non lo so. Nel frattempo non ho visto neanche. No, basta, Gazi Desert. Oh, quanto cazzo è lungo sto gioco? A parte che non penso. The Plazu City Gym Leader used to. Sì, ma in teoria non dovrei affrontarla, cioè. Cioè, perché altrimenti poi io questo gioco qua non lo finisco più. Ok, dovrebbe essere sul top della mountain di quello lì. Ok, raga, bellissimo, raga, metodi di trasporto. Abbiamo Frogadier che è già lì, noi, raga, voliamo. Perfetto, il creepy story svolante. Tra l'altro qua ho notato con piacere che non c'è l'uscita della palestra. Ok, siamo usciti da Teu City, perfetto. Ora, io immagino sinceramente che il gioco stia per finire, perlomeno. Però, almeno penso che nel percorso di sopra, quello che abbiamo visto in qualche episodio fa, se non sbaglio, forse nel secondo. Secondo, nel quarto volevo dire, però non mi ricordo. In teoria quei ballerini là, secondo me, non si spostano, ci dicono semplicemente che il gioco è terminato. Però, ragazzi, prima, se ricordate bene, ci sarebbe un allenatore da affrontare. Che non ricordo sinceramente in che casa stia della scorsa città, però in una dovrebbe esserci. Quindi, allora, torniamo indietro velocemente. Proviamo a salire da qua, ma io sinceramente dubito che si possa proseguire. Ma adesso lo piglio in culo. Guarda che roba. Non ci credo, ma do! Ma seriamente? Ma prosegue il gioco, ma è lunghissimo! Wow! Ah, posso andarci solo se avrei i goggles lì, gli occhiali neri. Ok, perfetto. Allora, direi di affrontare prima quell'allenatore lì, che se non sbaglio era qua dentro. Sì, dovresti essere tu, quindi affronto. Mi mettiamo davanti Randall, ragazzi. Poi concludiamo l'episodio. Il gioco è più lungo di quanto mi aspettassi. È possibile che tra il gioco che io abbia visto su YouTube, la playlist. Com'è? Ci sono sinceramente rimasto male, raga. Veramente, ci sono rimasto molto male. No, dicevo, è possibile che tra una playlist e l'altra, cioè che tra il caricamento di quei video e il mio ci sia stato un aggiornamento? Non lo so, però mi sembra molto strano perché il canale che ho visto era quello di Rovolzi, che penso in moltissimi conoscono. Conoscano, congiuntivo, grazie. E in teoria i Rovolzi li porta appena escono le demo. Quindi non lo so. Allora, vediamo un po' se magari andando giù di qua mi dicono qualcosa. Però effettivamente, raga, io non vedo più. Cioè, non ci sono molte zone da visitare. I can take you to the coast, but unfortunately you don't have any tickets. Ok, ci sto. Dovrei avere i sunglasses in teoria. Solo che non so dove ottenerli. Allora, se io torno tipo a parlare con il capo palestra, che cosa mi dice? Dove devo andare? Perché in teoria dovrò andare a nord e avere i sunglasses. Però mi sembra strano che non mi dicano quando la beta finisce o robe del genere.
Cioè, se mi dicono non puoi avere i sunglasses perché verranno generi qua. The Path of City Gym Leader used the fairy type. Your gym is on the top of the mountain that's around the city. Ok, capito, però cioè, devo arrivarci alla città, sai com'è. Allora, adesso ragazzi provo a tornare indietro un attimo. Proviamo a fare questa cosa qua. Bellissimo comunque che tiriamo testate ai boschi e usciamo dalle palestre, mi piace. Sì, diciamo che ha qualcosina da perfezionare sto gioco. Però ripeto, è una demo, quindi non mi stupisco di certe cose. Tipo di tirare testate ai boschi o comunque del leggero lag che possiamo ammirare in queste immagini. Proviamo ad andare verso nord senza occhiali. Vediamo se ci dice qualcosa ragazzi. Così almeno scopriremo se effettivamente questa è la fine della beta oppure se magari lo sto sorpigliando in culo. Vediamo un po'. Thanks for playing Pokémon Spinal. Hope you have enjoyed the down play. The down. The. Non, please, sì, però devi. Il font, figliolo. Ok, ci riporto indietro. Ci ha portato a casa. Ok, perfetto, ragazzi. Il gioco è finito come mi aspettavo. Quindi alla fin fine nulla di che. Buonasera, buongiorno. La sua. La prospettiva di questo gioco è allucinante. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto in generale. Spero che il fangame vi sia garbato in un qualche modo. Se è così vi invito a lasciare un mi piace a quest'ultimo video. E fatemi sapere se volete altre miniserie del genere in cui vi porto delle demo dei giochi. E nulla, direi di commentare se volete per l'appunto. Vi lasciate un mi piace, passate ai social in descrizione. Premete la campanella per i feed che spesso non arrivano purtroppo. E nulla, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.